at Camarillo Brillo, gleaming out along ahead. Bentornati, ben ritrovati, vi diamo il benvenuto da parte del team del Gusto Relativo, un altro vino in degustazione, sempre in collaborazione con Vino 75. Che vino è? È un Merlot in purezza della tenuta Case Bianche, o meglio Col Sangado Case Bianche, è un IGT, quindi non è riportato, non è obbligatorio riportare l'anno nella etichetta frontale, però leggiamo dalla retroetichetta che è del 2010. Scopriamo un po' di più questo vino dalla scheda tecnica dell'azienda, che ci dice per l'appunto che è un Merlot in purezza, che la vinificazione viene fatta con una pizza di raspatura delle uve e poi viene vinificato in acciaio inox con macerazione per 10-12 giorni alla temperatura di 28 gradi centigradi, con rimontaggi abbastanza frequenti, giornalieri, dice l'azienda, la scheda tecnica. L'affinamento del vino è per 8-9 mesi in botti di rovere di Slavonia, dopodiché viene imbottigliato e rimane in bottiglia circa un anno, ci dice sempre la scheda tecnica. Bene, andiamo a degustare il vino, non ci rimane altro che degustarlo. Cominciamo dall'analisi visiva, che ci può sicuramente dire di essere di fronte ad un vino color, diceva una filastrocca. In realtà il manto del nostro vino è un rubino mediamente intenso, non lo definirei nemmeno troppo intenso, dall'unghia granato scarica. Il vino si presenta trasparente, per essere un rosso io direi trasparente, si presenta senza alcun, diciamo, difetto tra virgolette, quindi non presenta particelle in sospensione o particelle in superficie, quindi il vino è limpido e per l'appunto si diceva un rosso rubino dall'unghia granata scarica. Passiamo all'analisi olfattiva. Ok, abbiamo già potuto constatare qualche caratteristica di questo vino, percepirla in maniera così molto precisa con rapidità. Beh, qui il Merlot, la potenza del Merlot si fa sentire, infatti escono fuori, allora innanzitutto il vino è abbastanza intenso al naso, si presenta fine, nel senso che il vino lo definirei elegante, questa eleganza per l'appunto può andare a sintetizzarsi nella finezza per l'appunto del vino, quindi un vino fine. È anche franco perché è un vino che si descrive in maniera precisa, quindi portando la sua varietalità, la varietalità del vitigno con cui viene fatto, e lo fa in maniera, ecco, come dico sempre, senza nascondersi, precisa, a blocchi, facendo uscire sentori molto, oltre che sentori, diciamo, abbastanza eleganti, direi in maniera, ecco, schematica, precisa. Quindi il vino lo definirei da questo punto di vista abbastanza equilibrato. Le famiglie che si possono sentire al naso, come dicevo, sono ben determinate. Beh, in primis ovviamente non si può non parlare di questo sentore erbaceo, di questo sentore che richiama molto i vegetali, più che i vegetali proprio delle erbe, caratteristico ovviamente del Merlot. Ma c'è tanto altro, ci sono i frutti rossi in questo vino, frutti rossi che non sono particolarmente maturi, diciamo un frutto a media stagionatura, un frutto rosso a media stagionatura. Ma ancora possiamo andare a sentirci sicuramente una ottima speziatura in questo vino, accompagnata, se vogliamo, da una nota balsamica che rende il tutto molto più, diciamo, molto più completo, ecco, diciamo così.
In conclusione, e questo si può sentire sicuramente da una stappatura, diciamo, da un primo assaggio dopo la stappatura, da una prima olfazione dopo la stappatura, si sente sicuramente una velatura di vaniglia che richiama ovviamente le botti di rovere, le botti di, in questo caso, di rovere di Slavonia, sì. Quindi il vino io lo definirei assolutamente equilibrato ed un vino che al naso è veramente gradevole, ecco, diciamo così. Cominciamo ora l'analisi gustativa, vediamo che cosa ci dice l'analisi gustativa. Allora, siamo di fronte a un vino ovviamente secco, siamo di fronte ad un vino che è fresco, tra il fresco vivo e il fresco, cioè dove l'acidità si sente ma non eccede. Siamo di fronte ad un vino direi leggermente tannico. O tannico, se vogliamo, poi non dobbiamo perderci in questi, diciamo, tecnicismi che lasciano il tempo che trovano. Il vino ve lo vogliamo descrivere in maniera, ecco, così piacevole. Quindi diciamo un vino tannico o leggermente tannico, ma dove il tannino è elegante. È un tannino che si sente, soprattutto in ingresso, si distribuisce in bocca in maniera uniforme, direi, sia sulle parti più morbide della bocca che su quelle più spigolose. Penso alle parti morbide, ovviamente alle gengive, e le parti più spigolose come il palato e la lingua. Quindi si distribuisce in maniera uniforme. È un vino anche leggermente sapido ed è un vino, diciamo, rotondo. Cioè non è molto pesante in bocca, però diciamo tutto questo equilibrio, questa media struttura che presenta, fanno di questo vino ovviamente un vino rotondo e veramente gradevole. Per quanto riguarda, ecco, in conclusione, diciamo, parlando delle retro olfattive, riassaggiamo ovviamente un'altra volta. Beh, la parte retro olfattiva, diciamo, innanzitutto il vino rimane veramente molto equilibrato in bocca, non dissonante affatto, veramente elegante, direi. La retroolfattiva richiama tutto quello che abbiamo detto nell'analisi olfattiva, per l'appunto, proprio in maniera precisa. Non cambia aspetto, non cambia veste. È quello che abbiamo descritto al naso e così tale, per l'appunto, rimane. Il vino, in conclusione, io lo posso definire un vino elegante. Un vino che può essere, o meglio, può accompagnare piatti dalla buona struttura, sicuramente dei piatti di carne, a base di carne, anche carne bianca, perché no, perché non è un vino particolarmente aggressivo, ecco, in bocca, è elegante ma non è aggressivo. E sintetizzando, vino elegante. Abbiamo finito la video degustazione, vi dico dove lo potete trovare, ovviamente su vino75.com, al prezzo di 6 euro circa, 6,19 euro attualmente. Compratelo, bevetelo, appassionatevi e amate ovviamente ciò che state bevendo e soprattutto degustatelo pasteggiando, questo è il nostro consiglio. Bene, un saluto a tutti, viva il vino!